Cari amici di Radio Alfa, ben trovati da Anna Veglia a Salerno all'ultimo appuntamento prima della pausa estiva di Noi e la Regione, e naturalmente saluto il consigliere regionale Donato Pica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ultima puntata, dicevo, prima della pausa per l'estate, ma naturalmente la sanità, onorevole Pica, non va in vacanza, e lo testimoniano i recentissimi fatti che si sono verificati all'ASL di Salerno. I sindaci contestano una gestione scellerata della sanità da parte dell'ASL. Lei, in quanto consigliere regionale da sempre impegnato per la sanità, come commenta questa situazione? Ma commento negativamente il comportamento dell'ASL, che per rispetto istituzionale aveva il dovere di ricevere e di ascoltare i sindaci, cosa che non è accaduta. Ai sindaci do solidarietà piena, perché capisco bene quello che vuole significare la trincea, la prima linea del bisogno quotidiano. Nel momento in cui i cittadini chiedono giustamente risposte efficienti per la risoluzione dei problemi riguardanti gli utenti della sanità, e invece oramai sono anni che stiamo assistendo solamente ad un taglio progressivo, costante, di servizi dappertutto. Rispetto a questo è facile dire che la spesa è calata, è calata perché mancano gli investimenti, non si assume il personale, e quindi abbiamo una criticità diffusa sull'intero territorio provinciale, con un'anomalia in più che è tutta campana, e che c'è per ciò che attiene l'ASL di Salerno: gli atti fondamentali di programmazione, vale a dire l'atto aziendale, il piano per l'urgenza dell'emergenza, non sono stati mai approvati dalla Regione Campania, per cui qui si continua ad operare in maniera libera, chiamiamola così, quasi discrezionale, intervenendo a proprio piacimento, rafforzando alcune aree, indebolendone altre, ma manca il disegno strategico complessivo, che non può dirsi più neanche faccia riferimento al decreto 49 del 2010. Il decreto 49 del 2010 oramai è predatato, va modificato. Sono stati chiusi gli ospedali di Agropoli e di Scafati, con grave danno per la cittadinanza. Non ci sono soluzioni alternative, per cui credo che davvero questa della sanità sia una gravissima emergenza per il nostro territorio. Onorevole Pica, spesso Squillante dice: io eseguo la legge, quindi il famoso decreto 49 al quale lei fa riferimento è frutto, insomma, di scelte regionali. Infatti io accomuno nello stesso giudizio negativo l'intero contesto che attualmente gestisce la sanità. È ovvio che ci sono delle manchevolezze di carattere regionale che noi abbiamo più volte evidenziato, rispetto alle quali le risposte del presidente Caldoro sono sempre state molto generiche. Noi sappiamo addirittura che da statistiche effettuate la qualità dei servizi sanitari erogati in Regione Campania è tra le più basse d'Italia. Questo ovviamente non ce lo inventiamo noi. Poi c'è una mobilità passiva molto elevata, cioè sono tantissimi cittadini salernitani che per avere risposte adeguate vanno fuori regione, o se ne hanno la possibilità si rivolgono alle strutture private. Quindi un'emorragia, per usare un termine più adatto, sì, alla quale bisogna, diciamo, porre rimedio, insistendo, cosa che non è stata fatta adeguatamente fino adesso, anche con il governo nazionale, perché riconosca le peculiarità della Campania e soprattutto consenta di sbloccare il turnover. Qui c'è bisogno di personale, di medici e infermieri soprattutto, altrimenti non saremo mai competitivi. E allora ci fermiamo qui. Io, onorevole Pica, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buone vacanze, se andrà in vacanza. Grazie, grazie a voi, buone vacanze. Grazie, a presto.